finalmente sul mio canale. Allora, e dopo Tart, anche se non so se avrete già visto il video, comunque parliamo di un altro famosissimo brand americano che approva in Italia, ovvero Lorac o Lorac, non so ancora come si pronunci. Comunque, due parole velocemente su Lorac. Allora, Lorac è stato creato nel 1995 a Los Angeles dalla celebrity makeup artist Carol Shaw. È sempre stata ritenuta proprio tipo la guru del make-up hollywoodiano e ha creato il suo brand con un obiettivo in testa, ovvero praticamente, lei l'ha creato appunto nel 95 e il make-up faceva nettamente peggiorare la qualità della pelle ai suoi clienti e si lamentavano appunto di doverlo indossare. Lei quindi aveva questa vision, un make-up che performasse tanto quanto per il cliente normale, che durante il red carpet, durante le riprese, durante gli shooting, eccetera, ma che facesse bene alla pelle. E da lì è nato un po' il concept di Lorac. Sicuramente Lorac ha dei prodotti famosissimi nel mondo, sicuramente il loro prodotto più famoso worldwide sono le palette Pro, e che però non sono ancora arrivate in Italia, ma io ho un'ottima rappresentazione di loro e poi vi mostrerò perché. Ho comprato un po' di prodotti, ovviamente non tutti, anche perché ci sono dei prodotti che in Italia non sono arrivati, quindi mi focalizzo su quelli che abbiamo tendenzialmente, e le loro palette io le trovo un po' molto ripetitive nel color scheme. Io nel tempo le ho avute tutte, Unzipped Gold, Lorac Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro Max 1, 2, 3, cioè, nel tempo le ho avute tutte, e chi mi segue da tempo sa perché l'ho anche visto, ha visto le mie recensioni negli anni. E oggi infatti come occhi utilizzeremo la Meraki, che è l'ultima palette uscita in casa Lorac ed è stata creata, sentite qua, con le 25 shade più amate dai makeup artist in giro per il mondo, quindi contiene le shade più famose presenti anche nelle pro, nelle varie pro palette. Non ho visto se, non vi ho detto, Lorac è arrivato da Douglas, non ho visto se questa palette è ancora da Douglas, io non l'ho presa da Douglas, l'ho presa da Beauty Bay, ma comunque di tutto quello di cui parlo trovate il link qua sotto, e quindi è un'ottima rappresentazione in generale degli ombretti Lorac. Dunque, veniamo a quello che ho fatto off camera. Off camera ho applicato il loro Pro Skin Glass Skin Primer. Allora, questo primer mi perplime, e vi dico perché. Per il punto prezzo, praticamente è una base siliconica, polimerica e volatile non, che contiene anche ceramide, fitosterolo e oligopeptide, basta. Quindi è una base praticamente di silicone e ceramidi e oligopeptide. E al tatto sembra un olio molto leggero ma molto viscidino, classico approccio siliconico liquido. Quindi lo trovo un ottimo mix in medium, infatti si può usare anche come mix in medium, tipo se abbiamo un fondo molto matte, molto spesso, perché ha il finish di un olio secco quasi, per capirci. Cioè sembra di applicare olio, ma l'ho messo appunto, non noto grosse caratteristiche priming. Probabilmente potrebbe amarlo chi? Una pelle molto secca, che ha bisogno di questa quota lipidica data dalle ceramidi, questo approccio molto nutriente, magari su delle pellicine, ecco. Però più di questo io non ho trovato. Sicuramente lo userò come mix in medium più che come primer. Questa è la mia opinione. Poi ho comprato il Pro Soft Focus Long Wear Concealer. Non ho invece comprato della stessa linea il fondotinta perché non sono riuscita ad individuare il colore neanche provandoci. Il correttore ha molte più shade di quelle che ho trovato su Douglas, non so se poi lo shade range è stato ampliato. Io ho comprato il colore 3.5 Fair, che è quello che indosso, che è parecchio giallo per me e mezzo tono sopra il mio incarnato, ma quello più chiaro era tipo l'1, cioè era bianco muro, quindi sono dovuta andare su questo. Una volta sfumato non è scurissimo, di certo non è il mio match perfetto. Allora, tutti i prodotti Lorac, quasi tutti almeno, hanno questa caratteristica principio attivo, o comunque make up with benefit, chiamiamolo così. E anche il correttore non è da meno. Infatti viene definito un airbrush matte finish, ma con vitamina C e acido ialuronico, più un complex di watermelon, mela, estratti di frutti, ed è oil free, senza profumo, vegan e dermatologicamente testato. Allora, dovrebbe avere un effetto blurring, full coverage, long wearing e fill in wrinkle. Non sono totalmente d'accordo, nel senso che coprente è assolutamente coprente, come vedete, direi una coprenza medio alta, non full full.
ma la componente idratante data dall'acido ialuronico, dagli estratti, eccetera, io non la noto in asciugatura. Cioè, noto che più che in stesura, in asciugatura diventa molto matte. E nonostante io ho l'unica zona che ho settato del viso è il perioculare, perché non avevo una cipria per il perioculare, né una per il viso che useremo insieme. E una volta settato, anche con una cipria molto leggera, perché ho usato l'RCMA che uso da sempre per il contorno occhi, è tanto matte e un pelo asciutto, un pelo più asciutto di come piace a me. Mi ha ricordato molto lo Shape Tape, ma meno cremoso e più sottile, se riesco a spiegarmi. Ovviamente lo devo riprovare, però diciamo che l'effetto levigante sulla ruga e sulla pelle che viene descritto, io personalmente non lo vedo perché mi vedo piuttosto secchina nella zona perioculare e non è un problema che io ho così spesso. Non è un correttore che non mi piace, sicuramente è molto bello l'effetto coprente, però ecco, proverò magari a idratare molto bene il contorno occhi sotto, eccetera, perché se no. Ah, ho dovuto settarlo subito perché iniziava a farmi un po' le pieghette, quindi ma a me lo fanno tutti i correttori. Quindi non posso dire lo lascio non settato, così è meno asciutto da vedere. Uno, perché è matto subito in asciugatura, due, perché comunque se no mi vanno le pieghe. Ok, questo è quello che ho fatto off camera. Direi di andare subito a settare tutto il viso, così poi andiamo avanti, perché ci sono dei prodotti per la base viso che mi hanno incuriosita da panico. E uno di questi è questo, si chiama Perfection Baked Perfecting Powder. Quindi abbiamo una cipria cotta perfezionante. Se leggo dietro c'è scritto che è una formula non drying, quindi una forma che non secca la pelle, ma con un effetto smooth e matte. Ed è infusa, quindi contiene acido salicilico e antiossidanti, adatta per tutti i tipi di pelle. Si può utilizzare anche per settare il correttore, non lo sapevo, però poi avendo letto che conteneva acido salicilico, non so, nel perioculare, nel mio caso magari passo. Invece sto guardando la formula anche per vedere se c'è altro che vi voglia dire. Abbiamo olio di jojoba, acido salicilico, appunto, vitamina E. Ok, io ho preso il colore numero PF2 Light. Ha più spessore di come me le immaginavo. Allo specchio, il pack è questo qui, sono 6 grammi e mando alle ciance, proviamolo subito perché sono super curiosa. Prendo un pennellone da cipria. C'è tanto rilascio di prodotto, più di quanto mi aspettavo da una polvere cotta. Intanto la stendo, ho lo specchio rotto, mi sto guardando tantissimo per vedere dove andiamo. Ho messo un fondo non troppo matte, che mi piace molto, per vedere appieno il risultato della cipria. Io amo molto le polveri cotte, in generale. Più per blushing e bronzing e highlighter che per le ciprie. Però devo dire che per adesso l'effetto mi sembra molto bello. Prendo il mio mitico puff e vediamo. No, il correttore non mi piace. Anche settato, ragazzi, ce l'ho tutto nelle pieghe. Ciao, creepiness. Ben unita alla festa. La cipria è bellissima. Assolutamente matte. Quindi non è una cipria che vi dà glow neanche per scherzo. Però l'effetto è molto piallante, ma non è polveroso. È matte, ma non polveroso. Cioè, è molto più bella di come me l'aspettavo swatchandola. Provo ad aggiungerne un po' di più nel contorno occhi perché non ci siamo. Cipria mi piace moltissimo, molto 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 devo dire. Questa la usavo un sacco, già lo so, specialmente con l'estate che mi rivolgo un pochettino di più alle ciprie in polvere compatta. Poi passiamo agli occhi o finiamo il viso? Passiamo agli occhi, dai. Allora, come vi dicevo, questa palette, colori più amati dai make-up artist, c'è un mix di tutti i colori più famosi di Lorac. Purtroppo ho buttato via la plastichina con i nomi, però insomma, il problema è che io ho avuto tantissime palette di Lorac, il problema è che sono tutte più o meno tanti marroncini, il punto luce, il malvino, il brown, il copper, sono sempre un po' questi colori qua. Quindi una volta che ne hai una, le hai un po' tutte. Questa è un po' la critica che io ho fatto già ai tempi, allora che quando lo compravo all'estero. Però
Però questa palette, specialmente se non ne avete altre, può essere veramente un ottimo modo per entrare nel mondo Lorac. Quindi, allora, vado random. Sfumature, pennelli da sfumatura, please. Help! I need somebody. Help! Dove l'ho messo? Oh, ho preparato tutto ieri sera, Giulia, ma sei scema. Ok, vai. Allora, in realtà per gli occhi vorrei poi usare i Diamond Cream Eye Shadow, ne ho presi due, in particolar modo un colore mi ha fatto impazzire ed è quasi un platino verdastro, quindi vorrei cercare di stare su delle transizioni un pochettino più neutre, se possibile, il più neutre possibile. Quindi vado con questo marroncino. Allora, gli ombretti di Lorac, gli Lorac io li conosco già molto bene, appunto perché li ho avuti praticamente tutti, e vi posso dire questo. Per quanto mi riguarda, i matte di Lorac sono eccezionali, leggermente polverosi, ma anche molto sfumabili. E questo è un grande vantaggio, specialmente se non siamo espertissimi di sfumature. Veramente, vedete, cioè, ci vuole zero effort e avete in 2 secondi una sfumatura. Una cosa che ho sempre amato molto degli ombretti, specialmente matte di Lorac, è il fatto che riuscite veramente a costruire le sfumature anche usando più colori, senza che si perdano, che si sfumino uno nell'altro. E questo è un gran plus. E infatti sono palette molto usate anche dai make-up artist, proprio perché veramente riuscite a costruire le shade benissimo una con l'altra, ed è un grande vantaggio. Da invece consumatrice appassionatissima beauty, li ho trovati un pochettino poco innovativi, cioè credetemi, le palette sono un po' tutte sempre uguali. Ed è un peccato perché invece secondo me con una formula come questa si potrebbero avventurare anche su terreni un pochettino più coraggiosi, secondo me. Però una palettina come questa, secondo me ce la godiamo tutti. Ecco. Poi vado con questo qua che è un marrone un po' più quasi verdastro. Vado più dentro la piega e una cosa che ho sempre adorato appunto di Lorac è il fatto che veramente è riuscita a lavorare gli occhi costruendo le intensità, costruendo i degradé senza. Vi capita mai che quando usate ombretti magari da poco cercate di costruire una sfumatura e in 2 secondi boom, un colore unico? Con gli ombretti di Lorac non succede e devo dire che da questo punto di vista mi ci sono sempre trovata benissimo e i matte sono letteralmente di seta, cioè li sfumate in 2 secondi netti. A proposito, prendo questo burro in alto e lo metto sotto l'arcata. Invece, in passato, specialmente in alcune palette, non ho amato molto gli shimmer, o meglio, scusate, non ho amato molto i satinati, perché loro hanno sempre satin e metallici nelle palette. I loro satin li ho sempre trovati un po'. Ma in generale io non sono una super amante degli ombretti satin, se devo dire la verità. Prendo questo qua in alto, questo sfarina un po', però ci suono veramente, cioè non ti devi neanche impegnare, davvero, fanno tutto loro. A livello di qualità, poi matte specialmente, secondo me di Lorac sono un 10 su 10, davvero. E direi che ora prendo. Allora, in questa palette abbiamo questa fila che sono tutti metallici e ora ve ne mostro qualcuno giusto per farvi vedere come sono belli. Cioè, i metallici sono belli, anche se sono colori, diciamo, molto molto tradizionali, però sono molto belli. Poi, ad esempio, qua abbiamo due satinati dei loro, ve li mostro. Se uno ha i satinati, sono dei bei satinati, diciamo che io preferisco, ve li metto di fianco ai metal così li vedete. Cioè, vedete come sono fiappi rispetto ai metal? Ecco, meno male che in questa palette ne abbiamo solo due, perché io non ho mai amato molto i satinati di Lorac, in generale i satinati. Allora, io direi che però, mettendo sotto. Allora, questi sono gli ombretti di cui vi parlavo. Io ho preso 2 colori e si applicano col dito con un pennello, però io preferisco con le dita. Ho preso cashmere e satin. Satin è il più bello secondo me. No, scusate. Cashmere è il più bello secondo me perché satin è un dorato. Cashmere è un colore pazzesco. Mi ricorda un po' quello famosissimo, cos'è? Patent di Chanel. Guardate che bello. È tipo un platino che ha una base quasi leggermente verdina. Ed è esattamente quello che vorrei sull'occhio. Con questi micro, micro, micro glitter. L'altro invece che ho preso è satin. Che è un gold chiaro, un punto luce praticamente. Ve lo metto qua. Che anche lui questi micro sparkle. Tutti e due molto carini, ma sicuramente cashmere è molto più particolare, quindi è quello che vorrei usare oggi. Allora vado a scurire leggermente, molto rapidamente, l'esterno dell'occhio, della palpebra.
Quindi scurisco la terza parte, così mi lascio lo spazio dove applicarlo in modo piuttosto semplice, tanto poi a scurire si fa sempre in tempo, in questo modo. Dopodiché io prenderei un colore di questi qua, magari il satin perché è il colore più simile, questo qua, lo metto sulla palpebra e poi ci vado sopra con lui. Quindi pennellino, non bagno il pennello così vediamo la sua resa. E come vedete è fiappo, ma me lo aspettavo, perché i satin di Lorac non mi sono mai piaciuti particolarmente. Dovete volere un risultato molto molto naturale, molto molto zero texturizzato, perché c'è di bello che, ecco, se tipo non amiamo molto gli ombretti metallici perché ci invecchiano la palpebra, ecco, i satinati di Lorac non lo fanno, però per me è spentissimo, ma va bene, ho scelto lui apposta per andarci su con la bomba. E adesso andrei su con la bomba, appunto, maledette unghie lunghe. Oh sì, questo sì che mi piace, guardate che bello. Guardate che bello! Questo colore è la... mamma mia. Questo colore è speciale. La superficie è morbidissima, sembra un ombretto in polvere pressato, praticamente. Wow! Poi è elegantissima, ecco, questo è un tipo di ombretto che sta bene anche a una palpebra di 150 anni, perché lo sparkle è così micronizzato, così piccolo, che non invecchia. Guardate che com'è elegante. È elegantissimo questo colore, mi piace da pazzi. Adesso devo smetterla di continuare ad aggiungerlo, ma bellissimo. Bellissimo, facilissimo da mettere, bellissimo. Quindi a questo punto facciamo così. Riprendiamo l'ombretto di prima, quello un po' più scuro, questo qua, lo appoggiamo nella terza parte, dopodiché prenderei questo qua un po' più scuro, questo marrone un po' più intenso, e lo metto qua. Ah, qua, se avete voglia di marroni, ci sono la fiera dei marroncini finché la volete, ma in tutte le palette Lorac in generale, proprio di marroncini le trovate finché ne volete. Direi che il più è fatto. Nella linea inferiore al volo metterei un po' di marrone, questo qua che abbiamo messo anche nella terza parte, un marrone neutro medio scuro, bellissimo questo qua, bellissimo colore, poi trovo che faccia risaltare molto questa sorta di platino verde, e metterò il marrone quello più scuro prima del nero, proprio nella parte finale dell'occhio, come a scurire la terza parte delle ciglia. In questo modo, e mi sollevo verso l'alto, come se stessi disegnando un eyeliner d'ombretto, fondamentalmente. In questo modo. E direi che va bene. Giusto, giusto, con un pennellino piccolino, prendo un marrone un po' più chiaro, questo qua che abbiamo usato prima, e diffondo la sfumatura di quello più scuro, così non c'è la linea netta. Dopodiché prendiamo un pennellino piccolino, vabbè, riprendo questo che pulisco, prendo questo dorato, questo champagne che sembra molto bello e lo usiamo come illuminante all'angolo interno e vediamo se ci piace. Wow, ci piace molto, questo è un gran bel metallico, bellissimo punto luce, molto intenso. Poi io ho avuto in omaggio sull'ordine proprio per questa palette e un'altra cosa fatto su Beauty Bay, il loro eyeliner in penna. Ero intenzionata a usarlo oggi fino a quando l'ho provato l'altro giorno e mi sono accorta che per me è terrificante. Non so se è terrificante il mio o è terrificante tutto, ma ora ve lo mostro. Si chiama Eyeliner Pro Liquid ed è grigio. Ora, così non si riesce a vedere, dovrei mettervi di fianco un eyeliner nero intenso, ma è grigio, poco coprente, slavatino. Una cosa. Scrive poco, è proprio triste, è proprio fiappo. L'avevo proprio swatchato di fianco a dei miei classici eyeliner neri e ho detto: ma cos'è quel lavoro qua? In più a metà occhio smetteva di scrivere, quindi non so se il mio è fallato. Comunque non lo metto neanche sull'occhio perché tanto è grigino. È grigino.
No. Allora direi che vado al volo. Off camera, metto il mascara e torno da voi. Unica cosa, top le loro matite occhi, la loro matita nera io l'adoravo, ma stupidamente non l'ho ricomprata, mentre il loro mascara non l'ho mai provato, quindi e non ce l'ho. Bene, allora torno subito da voi, metto il mascara, torno e facciamo il viso. Proseguiamo. Allora, vi dicevo, il prodotto che mi ha intrigato da subito è il Buildable Bronzing Powder, si chiama Tantalizer. Io ho scelto il colore più chiaro, Pool Party. Io amo, amo i bronzer costruibili, stratificabili. Mi piaceva il fatto che questo colore fosse chiaro davvero. L'ho swatchato, la polvere seta, super micronizzata, quindi vediamo subito com'è all'applicazione, sono super curiosa. Ho preso il colore più chiaro, mal che vada, se poi mi piace la formula e vedo che è un po' troppo chiaro, passo a quello più scuro. Bella pressatura, direi media. Oh, sì, lo sapevo. Colore stupendo. È un colore neutro. Bellissimo bronzer per pelle chiara. Ah, sapete le formule che piacciono a me? Quelle super, super micronizzate. Guardate, io amo i bronzer, quelli molto sottili, costruibili, che non facciano macchia, che siano facili da sfumare. E già dalla descrizione mi sembrava proprio che questo rientrasse in questa categoria. Oh, è successo qua? E devo dire che lo fa. Bellissimo. Poi bellissimo colore, perché spesso nei bronzer non è difficile, secondo me, soltanto fare la formula, ma è azzeccare i colori. E questo qua, wow, per pelli chiare è bellissimo, ma poi ci sono tante colorazioni diverse. Bellissimo. Poi ho preso uno dei loro Color Source Buildable Blush. Anche qui abbiamo un blush Silky Smooth Matte, arricchito con antiossidanti come açaí, vitamina A, vitamina C, vitamina E, estratto di melograno. Wow! È un effetto appunto buildable, quindi dovrebbe essere facile da gestire la stratificabilità della formula. Io ho comprato il colore Prism nel finish matte e sono curiosissima. È un pescato. Bellissimo. Sapevo. Bellissimo. Bellissimo colore, bellissima formula. Proprio il tipo di pesca che piace a me. Quel pesca che ha, non è troppo arancione, che ha una base come leggermente rosata all'interno. Ma che bello! Ne prendo altri colori di questo, bellissimo! Guardate, si fonde completamente con la base. Devo dire che va d'accordissimo con il bronzer e la cipria, proprio sempre di Lorac. Si può proprio costruire. Bellissimo questo colore che è Prism, bellissimo. Poi ho preso tutti e due i loro illuminanti perché ne hanno uno che è il Light Source e uno che è il Light Source Mega Beam, quindi quello più da giorno delicato e quello più sbabam. Quello da giorno si chiama Daylight, il colore che ho preso io, ed è una formula quasi, sembra quasi metallica ma con una perla molto sottile, quasi satin. L'altro invece ho preso Gilded Lily. Ed è l'opposto, cioè super uber metallica, due colori bellissimi. Io direi che li proviamo tutti e due perché non sapevo quale scegliere, li ho presi tutti e due. Andiamo con quello più light, che potrebbe essere il nostro, che ne so, bronzer da giorno, il nostro, sì, bronzer, ciao Giulia, il nostro illuminante da giorno. Molto beh, molto elegante, guardate che bello. Ha tanta perla, ma è talmente micronizzata e mediamente riflettente che l'effetto si fonde completamente con la pelle, riflettendo la luce in modo delicato, ma presente. Molto bello. Giro il pennello e vado a provare quello Power. Boom! Oh, ciao Marco! Allora, non avrei mai creduto, ma una volta indossati preferisco questo, perché questo è il classico illuminante molto power, bello, assolutamente bello, però ovviamente un minimo enfatizza il poro, la texture, qui niente. Cioè, devo dire che sono due bellissimi illuminanti, ma mi piace ancora di più il Daylight, tra i due direi, sì. Perché si fonde ancora di più con l'incarnato, comunque entrambi sono molto belli, come sempre. Riprendo poi il mio pennello del blush.
e lavoro i bordi. Entrambi molto belli. Poi direi che andiamo a conclusione del video con le labbra. Ho preso sia un gloss che un lipstick. Allora, partiamo dal lipstick. Si chiamano Alter Ego Matte Lipstick e sono rossetti a base di vitamina C e vitamina E, açaí antiossidante, melograno antiossidante, che abbiamo questo concetto vitaminico antiossidante, con un matte che non dovrebbe seccare le labbra. Io ho preso il colore Duques e vediamo com'è. Oh, è rosatino. È proprio il colore delle mie labbra, ma più rosato. Profumo di dolcetto. Io lo definirei più un satin che un matte. Comunque vedete che un minimo riflette la luce ed è molto cremoso, molto bello. Mentre il gloss che ho preso è del Luxe Diamond Lip Gloss, l'ho preso nel colore Pink Sand. E sono gloss 100% che contengono praticamente super micronizzata polvere di diamante su Sustainably Sourced e per un effetto di shine multidimensionale. Oh, quindi vera polvere di diamante. Proviamolo. Wow. Super sottile come gloss. Sembra quasi un olio labbra più che un gloss. Non so perché, dalla descrizione me lo aspettavo glitterato, e invece non è glitterato, è più un effetto shine. Forse proprio perché è molto micronizzata la perla. Ve lo mostro anche qua. Vedete? È quasi un effetto wet shine con un leggero effetto colore. Ma non ha il classico gloss glitterato, è proprio come una leggera perla che gli dà luce e riflettenza. Bellissimo. Bene, allora questi sono tutti i miei prodotti LOEC che ho preso per farvi il video. Voi conoscevate già, capelli. Conoscevate già l'Orac, lo avete già provato, vi piace, non vi piace, vi ha incuriosito, no? Comprate qualcosa? Ditemi tutto nei commenti perché sono super curiosa. Mi raccomando, pollice in su se il video vi è stato utile e vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione!